Riparte la storia oltre la storia, il format culturale di TV City che dal 2020 dà voce ad esperti ed appassionati di storia ed archeologia. Alla serata evento di giovedì 15 settembre, trasmessa nell'Express dei Mulini Marzoli a Torre del Greco, è intervenuto l'egittologo Armando May, che ha risposto anche a domande rivolte dal pubblico presente e dagli spettatori in collegamento video. L'Egitto affascina per un motivo molto molto semplice, apparentemente anche banale, perché in Egitto ci sono degli edifici che sono le famose tre piramidi di Cheope, Keferen e Micerino, che sono nei sobborghi del Cairo, sud del Cairo, che hanno tutta una serie di caratteristiche architettoniche, ingegneristiche, che sono inspiegabili se associate al periodo dinastico. Insomma, sappiamo che secondo l'egittologia accademica queste piramidi sarebbero state costruite nel corso della quarta dinastia dai famosi faraoni Cheope, Chefren e Micerino e sarebbero state utilizzate come tombe. In realtà questi edifici presentano tutta una serie di elementi architettonici che sembrano essere avulse dal periodo storico a cui sono ascritte. Lo studioso, di origine piemontese, in partenza per il Colorado, dove parteciperà ad un congresso internazionale, oltre che lavorare sul posto ed essere autore di diversi libri, ha effettuato studi sulla piana di Giza e condotto ricerche sulla tomba NC2 e sulla Grande Piramide. Nel 2010, alla Zayed University di Dubai, ho presentato la mia teoria dello Zeptepi e del progetto unitario di Giza, ipotizzando in realtà e dimostrando anche per quale motivo la teoria di Boval non era proprio perfetta, precisa, perché aveva tutta una serie di limiti legati sia all'allineamento astronomico, sia al legame tra l'origine dell'antico Egitto, noto anche come Zeptepi, primo tempo di Osiride, insomma, quindi l'origine della mitologia egizia. Quindi collegando questi monumenti con l'epopea di Osiride e Iside e soprattutto insomma anche la stessa struttura architettonica. Quindi tre limiti fondamentali che secondo me che lasciamo nel campo a dei dubbi. Nel 2010 presento questa teoria ipotizzando in realtà e dimostrando anche scientificamente che in realtà l'allineamento più preciso tra i tempi nostri e il 100.000 avanti Cristo si verifica solo ed esclusivamente nel 36.400 avanti Cristo, dove tutti gli elementi che compongono la piana di Giza, quindi non soltanto le piramidi e la Sfinge, ma anche altri monumenti che ho individuato, come la parte inferiore della mastaba di Kent Kawes che si trova a sud delle piramidi, i templi a valle della Sfinge o la tomba NC2 o tomba degli uccelli che si trova a ovest. Quindi in questa unione tra est ed ovest sulla Terra, questi monumenti si collegano in maniera precisa alla volta celeste da est ad ovest. E la riproducono. E la riproducono in maniera precisissima. Solo in questo periodo storico. Quindi si presume che chi ha realizzato quel monumento, quel progetto, l'abbia fatto almeno 38.000 anni fa. Già l'estrazione di un blocco del genere è problematica. Immagina la quantità di blocchi che sono stati estratti e poi da lì trasportati a Giza per 900 chilometri nel deserto, non conoscevano l'utilizzo della ruota e quindi diventa veramente problematico capire tecnicamente come abbiano potuto fare. Quindi questo è uno dei motivi per cui la ricerca cosiddetta alternativa, indipendente, pone delle domande su questa teoria, su questa tesi accademica, domande che non hanno mai avuto una risposta, in realtà non hanno mai avuto una risposta, non dico plausibile, ma mai avuto una risposta. Appuntamento da giovedì 29 settembre alle 19 in diretta dal canale La Storia Oltre la Storia.